È stata sicuramente molto interessante perché ha puntato il dito su una serie di temi che sono molto dibattuti nell'ambito dell'economia digitale, in particolare tutto quello che riguarda la difficoltà anche a individuare dei confini e delle metriche condivise per misurare un fenomeno che in buona parte sfugge alla comprensione, come del resto diciamo è stato confermato anche nella documentazione che è stata pubblicata sia dall'OCSE sia dal Fondo Monetario Internazionale. E dall'altra cercare di fare riferimento ai classici indicatori macroeconomici piuttosto che alle classiche metriche per misurare le dinamiche aziendali rischia di essere del tutto fuorviante. Proposte sul tavolo ce ne sono tante, certamente oggi lo stato dell'arte è profondamente in divenire, così come è in divenire anche il fenomeno stesso che a causa dei cambiamenti tecnologici e anche a causa di quelli che sono l'evoluzione dei modelli di business andrà a modificarsi in maniera sostanziale nel corso del tempo.